Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova puntata di Business Leader. Ognuno ha certamente la sua idea molto personale su quello che ritiene possa essere il miglior ambiente di lavoro. C'è chi pensa al benessere personale, chi pensa all'orario di lavoro, chi invece pensa che la migliore azienda sia quella che quantifica dal punto di vista retributivo il valore del dipendente, chi valorizza e fa crescere le persone, chi riconosce dei benefit dai buoni pasto alla palestra al contributo per visite mediche. C'è un'organizzazione che si incarica di censire ogni anno il best workplace, la migliore azienda nella quale si lavora. Oggi è venuta a raccontarci i risultati dell'ultima edizione 2019 di questa indagine Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work. Benvenuto. Grazie. Buonasera, grazie. Naturalmente abbiamo voluto intitolare questa trasmissione Qual è il tuo best workplace? E come dicevamo all'inizio, in effetti ognuno ha la sua idea. Intanto io vorrei capire come nasce lo studio del clima organizzativo aziendale, perché oggi questa attività assume un ruolo così rilevante. In Italia abbiamo un'esperienza abbastanza recente, invece è molto consolidata negli Stati Uniti. Sì, in realtà l'analisi di clima negli Stati Uniti c'è da molti più anni che in Italia. Anche Great Place to Work nasce prima negli Stati Uniti, a San Francisco, dove ultimamente sembra che nasca tutto lì. Da qualche decennio effettivamente hanno questa cattiva abitudine, insomma, di avere un sacco di idee vincenti. Eh sì. E negli anni Ottanta una di queste idee, tra l'altro da un collega tuo, Deborah, perché il nostro fondatore era un giornalista di Fortune, a cui fu chiesto di fare in qualche modo la selezione delle aziende migliori per cui lavorare in America. Un paio d'anni, insieme al collega Moscovitz, che tra l'altro ci ha lasciato qualche giorno fa, e ne venne fuori ai tempi il questionario di clima organizzativo che utilizziamo tutt'oggi, proprio non lo stessissimo, diciamo così. Beh, certo, però, si sarà evoluto andando un po' al passo con i tempi. Però non tantissimo, tanto. Lo testiamo ogni anno e ogni anno dà delle ottime risposte anche in termini statistici, per cui da quel giorno, dalla prima classifica di Fortune prodotta da Great Place to Work, l'azienda si è, diciamo così, moltiplicata. Oggi siamo in 60 paesi e lavoriamo con circa 7500 aziende in tutto il mondo. Insomma, è un bello osservatorio, chissà il collega che cosa non avrà scoperto nel settore giornalistico, non vogliamo saperlo per quello che riguarda quegli ambienti di lavoro, ce lo riserviamo questo tema ad un'altra puntata. Alessandro, prima di andare alla classifica e a quello che avete scoperto, qual è, come dire, l'osservatorio che è emerso dal 2019, vorrei capire qualcosa di più rispetto al metodo con cui elaborate questa ricerca, perché in realtà Great Place to Work, adesso vediamo anche il vostro sito, è un vero e proprio bollino, una certificazione per le aziende alle quali viene riconosciuto che sono delle aziende dove si lavora bene. Sì, esatto. L'idea di Great Place to Work è proprio quella lì. Noi abbiamo un nome che è un'azienda e anche sotto certi punti di vista una certificazione. Le aziende che superano determinati livelli di fiducia all'interno, fiducia nei propri capi, fiducia nei confronti dei propri colleghi e nei confronti delle organizzazioni in generale, accedono a quella che è la certificazione, e tra quelle aziende certificate alcune riescono ad andare anche in classifica. Non c'è solo la misurazione però del clima organizzativo, noi misuriamo anche l'efficacia e la qualità delle politiche organizzative messe in campo dalle aziende, che tendono in questo modo a dare il meglio che possono per fare in modo che i dipendenti e i collaboratori, in senso più generale, possano dare il meglio di sé. Naturalmente le risposte vi arrivano non solo dal quartier generale dell'azienda, non solo dall'imprenditore, ma il punto fondamentale è che interrogate i dipendenti e quindi sentite in primo luogo la loro opinione. Qual è la metodica con cui viene fatto questo censimento? Vengono inoltrati dei questionari? Ormai è quasi tutto online. Anche nelle realtà produttive, dove magari non è facilissimo intervistare gli operai, insomma i blue collar, in realtà generalmente ci si organizza in modo tale che nelle pause vadano a un PC e inseriscono un'utenza e una password che magari pescano in maniera molto anonima.
e il questionario dura 10 minuti medi, per cui non è un tempo eccessivo, però i dati sono poi preziosissimi perché riescono a fornirci tutte quelle indicazioni che poi, lavorando insieme alle imprese, possono dare la possibilità alle persone di sentirsi ascoltate in primo luogo. E alle aziende di correggere il tiro nel caso in cui qualcosa non funzioni. Bravissimo. Primo grafico, allora abbiamo elaborato un po' qualche cosa che racconta quello che avete scoperto quest'anno. Intanto avete consultato 40.000 dipendenti, 136 le aziende candidate ovviamente alla versione italiana del premio del riconoscimento, e alla fine la classifica finale ci racconta che avete individuato 50 best workplace. Intanto un primo commento su questi dati: in quanto tempo censite 40.000 persone? Beh, tutto l'anno. Diciamo che per quella classifica lì io e i miei colleghi ci lavoriamo tutto l'anno. Diciamo che c'è da fare un distinguo. Ovviamente le organizzazioni che si candidano in qualche modo, si candidano in Great Place to Work perché pensano di essere un buon ambiente di lavoro, no? E quindi si autoselezionano. Quindi la ditta Deborah Rosciani potrebbe domani, una volta sentita questa trasmissione, candidarsi per partecipare alla prossima edizione. Perfetto. Poi a quel punto cosa si fa? Si fa ovviamente un accordo, si fa la nostra survey di clima che dura generalmente una quindicina di giorni in azienda, valutiamo le politiche del personale e poi restituiamo alcune analisi che possono permettere alle persone e alle organizzazioni di migliorare. Finito tutto l'anno, mettiamo insieme tutti i dati. Noi abbiamo dei limiti sotto i quali non si può essere certificati, quindi in realtà, a differenza delle certificazioni di processo, le ISO che conosciamo, non è riempire dei documenti che ti permette di essere o meno certificato, lo devono dire i tuoi collaboratori. Certamente, anche se tra l'altro i limiti che lei diceva non comprendono per esempio il limite numerico, perché è andata a censire anche lo stato di salute interno di aziende molto piccole. Sì, da pochi anni in realtà ci siamo aperti anche ad aziende tra 20 e 50 collaboratori, un po' perché volevamo venire incontro anche un po' al tessuto italiano, nel senso italiano, che se siamo sopra le 50 persone abbiamo tolto in termini di numero di aziende praticamente il 90% delle aziende italiane, e quindi questa cosa non ci sembrava giusta, anche perché la nostra missione, che è quella di migliorare la società attraverso la possibilità di rendere i luoghi di lavoro dei Great Place to Work, lo potevamo fare solo col 10% delle aziende italiane, che certo. Non saremmo mai riusciti a verificare la nostra missione. In questo modo riusciamo, magari non proprio ad arrivare al 99% delle aziende italiane, ma almeno ad allargare sicuramente lo spettro osservato. Secondo grafico, allora volevo capire come funziona, qual è l'indicatore che utilizzate per stilare la classifica, perché la metodologia di queste indagini è sempre molto importante. Si chiama Trust Index ed è un metodo basato su opinioni e considerazioni appunto dei lavoratori, lo dicevamo prima. Avete scoperto quest'anno uno scarto importante fra le aziende Best Workplace e quelle candidate ma non certificate Great Place to Work. Le best ottengono l'81% di feedback positivi, le altre aziende si fermano al 59%, la media in Italia è ancora più bassa, 44%. Cosa ci dicono questi dati? Ci dicono che c'è da lavorare, che c'è da lavorare parecchio in Italia, anche perché quel dato lì, cioè che non abbiamo elaborato noi, abbiamo dato compito a un'organizzazione esterna che si occupava ovviamente di sondaggi e di analisi sulla popolazione, di estrapolare un campione rappresentativo dei lavoratori italiani sopra, per aziende sopra le 20 persone. E quando ci sono arrivati i risultati ci siamo abbastanza stupiti, nel senso che il 44% vuol dire che meno di una persona su due è soddisfatta del lavoro che fa. E allora ci siamo iniziati a chiedere, ma insieme ad altri problemi che l'Italia sta avendo, non è che forse la soddisfazione dei dipendenti è alla base di tutti i problemi che negli ultimi 20 anni stiamo avendo? Il tema della fiducia è un tema complessivo per il nostro paese, certo. Sì. E non è solo la fiducia sul futuro, ma se io non mi fido del mio collega e non mi fido del mio capo che mi dice come fare le cose, dove vado? E quindi abbiamo fatto cosa? Abbiamo confrontato questa media, quella di 44, con le medie fatte nello stesso modo in altri paesi europei, per capire ma siamo solo gli unici che hanno questo dato così basso oppure anche ce ne sono altri.
In realtà purtroppo siamo sotto media anche lì, nel senso che in Francia quel dato è 55, in Austria 57, in Norvegia 68 e quindi la differenza di 20 punti sta anche a significare un paese che fa un po' fatica. Certo, io sono certa che se dovessimo ascoltare, potessimo ascoltare il 100% dei datori di lavoro, degli imprenditori italiani, tutti direbbero che la qualità di vita dei propri dipendenti e la loro soddisfazione è un asset assolutamente importante, un asset che possiamo considerare intangibile. Poi naturalmente tra il dire e fare, come sempre c'è di mezzo il mare, la messa a terra anche di iniziative che possono essere considerate soddisfacenti e di qualità per le maestranze, per le proprie risorse, è un altro problema. Però verso questo tema c'è sempre maggiore attenzione, ma ci diceva lei, per molte aziende ancora siamo un po' all'anno zero. Com'è possibile? Perché forse, allora, io mi sono fatto questa idea, poi probabilmente è solo la mia, è vero che sono un po' addetto ai lavori perché faccio questo mestiere da qualche tempo, però secondo me è cambiato il modello di diciamo così di successo delle aziende italiane. Mentre noi siamo vissuti sul modello, io lo chiamo un po' dello sure brambilla, no? Del c'ho un'idea, prendo delle persone, invento un prodotto, io gli dico cosa devono fare, loro lo fanno e magari lo esportiamo anche nel resto del mondo. Oggi non è più così, perché l'innovazione non la fa più solo l'imprenditore, l'innovazione la fanno i ragazzi che arrivano in azienda e ti cambiano i processi da un giorno con l'altro. Per cui se non invertiamo questo paradigma, ho paura che in futuro non ce l'abbiamo tanto roseo. Quello che sto vedendo però è che, quantomeno a Milano, questa cosa sta succedendo. Le start-up, e non a caso una delle classifiche che è uscita delle aziende che crescono più velocemente, aveva un numero di imprese italiane molto elevato ed erano quasi tutte start-up, perché evidentemente questa cosa sta iniziando ad atterrare quantomeno a Milano. Cosa succede quando dovete comunicare ad un imprenditore che nella classifica che avete stilato non ci sono, sono in una posizione molto bassa e che i dipendenti hanno dato delle risposte inattese rispetto alle loro aspettative? Che è la maggioranza dei clienti con cui lavoriamo, tra l'altro. Allora, la posizione bassa in realtà i clienti non la sanno fino alla serata in cui diamo i risultati, quindi vivono un mese d'inferno, lo so perché me l'hanno detto. Invece il mio mese d'inferno è quello prima, quando devo dire alle organizzazioni che purtroppo non sono né certificate o neanche in classifica che bisogna lavorare di più. E quindi lì sono le telefonate, le mail con risposte un po' così che poi dopo originano di solito, nei casi più fortunati, delle interessanti discussioni. Certamente, insomma, c'è la metabolizzazione del risultato e poi si passa all'azione. Quali aspetti stanno più a cuore ai lavoratori? Lo vediamo nel nostro prossimo grafico. Insomma, ci sono dei temi che sono sicuramente attesi: il benessere personale, la serenità delle ore passate in ufficio, i lavoratori vogliono lavorare in un ambiente familiare e vogliono, chiaramente, ricercano un buon equilibrio fra vita lavorativa e personale. Sicuramente questi temi possiamo aspettarceli. Che cosa c'è invece di inaspettato che vi capita di ritrovare nelle risposte che danno le persone? Ma in realtà è parzialmente correlato all'ultimo punto, cioè il work-life balance, diciamo così. Quest'anno abbiamo fatto un esperimento. Noi nel Trust Index, quindi nel questionario di clima, abbiamo anche uno spazio per le risposte aperte, no? Quindi i dipendenti, un suggerimento così in libertà. Esatto, possono dare un parere positivo, diciamo così, cosa mi piace di questo organizzazione e che cosa vorrei che migliorasse. E allora abbiamo usato l'intelligenza artificiale e questi 38.000 commenti li abbiamo frullati, diciamo, e abbiamo cercato di capire che cosa si diceva in questi commenti. E la cosa interessante è che sia nel caso delle aziende del commento positivo che nel caso del commento negativo, la flessibilità di orario era la cosa più importante. Cioè, quando ce l'hai, tutti i dipendenti te ne rendono merito, ma appena non ce l'hai, è una delle cause per cui i dipendenti
Certo, d'altronde viviamo l'era dello smart working e quindi diciamo questo è un aspetto assolutamente interessante, riguarda in particolar modo le donne e anche la possibilità per loro di rimanere a lavorare dopo le gravidanze e di ritornare anche abbastanza rapidamente, penso che riguardi soprattutto quella componente, ma non è detto, credo che oggi comincia ad essere un aspetto che riguardi, sì, che non abbia differenza di genere. La meritocrazia, anche questo è un punto importante e molto interessante che è emerso dalla vostra ultima indagine. Le domande con i risultati più bassi, ce lo racconta il prossimo grafico, anche fra le best companies, sono quelle relative all'equità della retribuzione e alle promozioni, che non arrivano al 70% di risultati favorevoli. Tradotto? Tradotto vuol dire che dobbiamo, come Italia in generale, lavorare sui processi meritocratici, cioè c'è proprio una domanda che dice, che chiede ai dipendenti se in carriera, se la carriera la fanno quelli che lo meritano di più. E quella è la domanda più difficile per le organizzazioni. Anche quelle che hanno medie sull'81%, come abbiamo visto, fanno fatica ad arrivare a 70% in quel caso lì. Non ti dico quelle che invece hanno una media 44, quant'è quella risposta, sta sotto i 30 molto spesso. E quindi da questo punto di vista poi l'imprenditore riesce facilmente a fare delle correzioni di intervento? No, facilmente no, perché lì un conto è derogare un benefit, un conto è modificare i percorsi di carriera interni. E soprattutto lavorare sui comportamenti dei manager, perché poi quello è il problema. Certo. Meritocrazia significa anche, immaginiamo, avere e ricavarsi la possibilità di crescere in azienda attraverso la formazione. Lo spirito del nostro programma, lo ricordo sempre a magari chi non ha ancora avuto il piacere di seguirci, è quello di cercare di capire come mai c'è questo mismatch in Italia, aziende che cercano, lavoratori che cercano un'occupazione, due mondi che non si parlano. E allora nelle aziende, ce lo dicono tutti, mancano le competenze. La formazione continua, oggi la chiamano lifelong learning, quanto conta ai fini anche di ottenere il riconoscimento come il vostro? Conta parecchio, tanto è vero che le medie di ore di formazione che noi chiediamo alle organizzazioni si stanno alzando e questo sta diventando addirittura quasi un benefit. Non lo metterei proprio come un benefit, però è uno di quegli argomenti che soprattutto i millennials chiedono per prima cosa. In realtà è la seconda, la prima l'abbiamo detta prima, cioè la flessibilità oraria, e la seconda sono, ma quanta formazione faccio? Ti fa vedere te azienda come un employer di cui fidarsi oppure no, perché se le ore formative e se il processo formativo non è ben chiaro nel momento in cui fai selezione, figuriamoci dopo, quando arrivano le scadenze, arriva il day to day business, eccetera, eccetera, se non hai già pianificato le tue ore di formazione, quelle saltano. Quindi in realtà è su quello che si fa la selezione. Sul discorso del mismatch, che è un altro elemento interessante che sta emergendo ormai negli ultimi anni, sì, è vero, purtroppo le aziende cercano tanto alcuni tipi di professionalità e ne trovano altri in organizzazione. È vera però anche un'altra cosa. Voi premiate le aziende che si impegnano a formare le persone che magari arrivano senza adeguate competenze, ma hanno tutta la buona volontà per potersi mettere totalmente a disposizione di un'azienda, anche se manca un pezzetto appunto formativo? Allora, no, noi premiamo quelle per cui le persone riconoscono di avere un buon programma formativo. Quindi non stiamo dalla parte, certo, dell'azienda, ma se è vero che questa cosa succede. Quello che sappiamo è che il programma formativo definisce, diciamo così, la vita lavorativa delle persone. Le persone imparano continuamente. Assolutamente. E quindi un'organizzazione senza formazione o che non dà, diciamo, spazio alla valore, formazione, certo, non può non stare oggi serenamente sul mercato in maniera competitiva. Ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza, un clima favorevole in azienda permette di far crescere il business, perché voi addirittura vi così sbizzarrite, se certo vogliamo utilizzare questo termine, nel quantificare un po' la soddisfazione aziendale, si tramuta o no in fatturato, ricavi, risultati appunto per l'azienda? Ovviamente c'è un diretto rapporto fra la soddisfazione e la motivazione dei dipendenti e il giro d'affari. Migliora il clima interno, cala il turnover, aumenta l'appetibilità dell'azienda da parte dei candidati e migliorano anche gli indicatori finanziari. È sì, davvero così? È verissimo, non siamo gli unici tra l'altro a fare questo tipo di studi. Quello che noi presentiamo ogni anno è innanzitutto la correlazione su come va
il Trust Index e come vanno gli aumenti di fatturato. E noi vediamo che l'indice di correlazione è 0,93, che sono praticamente quasi la stessa variabile, è un parametro che va da 0 a 1, per cui... quindi negli anni questa cosa si ripete, ma la cosa più interessante è quando andiamo a paragonare gli aumenti di fatturato delle organizzazioni che sono in classifica rispetto ai loro concorrenti. Negli ultimi 7 anni i concorrenti, o quantomeno il dato ISTAT di industrie e servizi, cresce attorno allo zero. Queste organizzazioni crescono mediamente del 10% annuo. Quindi negli ultimi 7 anni hanno fatto 7 volte quello, certo, che hanno fatto gli altri. Insomma, anche questo credo che sia un buono stimolo per tutti quei datori di lavoro e quelle compagnie che ancora hanno adottato poche politiche che rendano più soddisfatti i propri dipendenti, traducendo in numeri come una slot machine queste iniziative, magari può costituire una modalità per sensibilizzarli. Ci mancano 2 minuti prima dei saluti. Allora, qual è la miglior azienda in assoluto che avete censito nell'edizione di quest'anno di Great Place to Work? La top di gamma? Beh, ne abbiamo 4 perché la nostra, certo, classifica è divisa in 4, quindi la numero 1 è Hilton, quella delle aziende con più di 500 dipendenti, la numero 1 fra 150 e 500 è Cisco, la numero 1 fra 50 e 150 è Bending Spoon, startup tra l'altro degli amici milanesi, e la numero 1 tra 20 e 50 è Cadence Design System. Qual è la storia d'impresa che a lei ha colpito di più, se possiamo raccontare un aneddoto prima dei saluti? Allora, a me ha colpito moltissimo una storia di un'impresa italiana, che tra l'altro è in classifica anche quest'anno, si chiama Vetria. Io sono andato a visitare questa azienda che è nel sud Italia, e ho visto la Google italiana, uh-huh, in un posto storicamente meraviglioso e con veramente... Ce ne sono molte nel meridione e inaspettate, e quindi dovete impegnarvi di più magari a fare un premio speciale per quest'area che merita secondo me una massima valorizzazione, anche perché poi abbiamo questo grande problema di aziende che non sanno raccontarsi. Noi abbiamo parlato di questa incapacità a volte di fare personal branding da parte delle imprese, quindi non invitano magari molti potenziali candidati ad andare da loro, quindi magari anche attraverso questa maniera riusciamo così a scoprire tante belle cose italiane. Ringrazio Alessandro Zollo per essere grazie stato con noi, ci ritroviamo alla prossima edizione allora di Great Place to Work, speriamo con tante belle storie aziendali ancora, magari un rimescolamento totale di classifica sarebbe una bella sorpresa. Speriamo. A presto, grazie anche a voi tutti che ci avete seguito, ci risentiamo lunedì prossimo.